Oggi parliamo dell'allestimento e dell'utilizzo corretto del Predator o del Predator vuoto. All'interno della confezione troverete il libretto delle istruzioni. Leggetelo con attenzione. Dopo aver montato il mulinello con le chiavi in dotazione, avvolgiamo la sagola all'interno della bobina e, come si può vedere, deve rimanere nella parte alta. La sagola che fuoriesce dal mulinello dovrà entrare nell'asola, nella testata, sul lato destro. Colleghiamo la sagola che esce dal mulinello al monofilo che si collega all'asta, utilizzando il solito nodo bandiera. Nel Predator con sistema vuoto, il cuore del sistema è la guarnizione in gomma, che può essere rimossa per verificarne l'integrità. La gomma non deve avere lesioni, perché questa è la tenuta ermetica che impedisce all'acqua di penetrare all'interno della canna. Di serie, la gamma Predator è consegnata con una pressione di precarica, quindi l'aria contenuta all'interno del serbatoio, variabile in funzione della lunghezza del Predator, tra i 16 e i 20 bar di pressione. È buona norma, dopo un certo periodo di utilizzo, verificare, utilizzando il manometro, la pressione all'interno del serbatoio. Utilizzando l'apposita pinza contenuta all'interno della confezione, estraiamo il tappo. A questo punto potremo accedere alla valvola e, utilizzando un manometro, controllare la pressione all'interno del serbatoio. Se vogliamo aumentare la pressione all'interno del serbatoio, potremo utilizzare la pompa in dotazione nella confezione. Il pneumatico per nessun motivo deve essere caricato fuori dall'acqua. Nel Predator con sistema vuoto è ancora più importante caricare il pneumatico in acqua per favorire lo scorrimento dell'asta sulla guarnizione in gomma. All'interno della calotta si trova la sede per l'alloggiamento della rondella, il centraggio corretto dell'asta con il pistone. Nella fase di caricamento del Predator è importante inserire il codolo dell'asta nella sede del pistone e verificare che la rondella sia entrata nella sua sede. Per scongiurare che questa operazione non sia andata a buon fine, consiglio a tutti di provvedere, partendo sempre dallo scorrisagola, al fissaggio della sagola sopra al fusto e allo sganciasagola del Predator. Il Predator che ho in mano è dotato di variatore di potenza. Sul fusto è riportato il disegno della posizione di massima e di minima del variatore. In questo caso, come possiamo vedere, è in massima potenza. Il variatore di potenza Salvimar è in grado di ridurre del 50% la pressione contenuta all'interno del serbatoio. Consiglio l'utilizzo del variatore in una fase di pesca in tana, quindi cercando di colpire una preda a distanza ridotta. Un altro vantaggio del regolatore di potenza, se correttamente utilizzato, è agevolare la fase di caricamento. Mettiamo il regolatore di potenza nella posizione meno, quindi minima potenza.
utilizzando il carichino in dotazione in acqua, potremo comprimere l'aria contenuta all'interno della canna e, grazie al blocchetto di regolazione contenuto internamente, far travasare l'aria che non ci ritornerà più all'interno della canna. Di conseguenza avremo la possibilità di comprimere aria che non ci porterà di nuovo fatica nel caricamento. È da considerarsi scarico il pneumatico che non ha agganciato il pistone al dente di sgancio. Di conseguenza l'asta è in questa posizione. A fine pescata, se scaricheremo il nostro pneumatico con il variatore di potenza sulla posizione meno, sarà impossibile riportare il variatore sulla posizione di massima potenza. Per fare questo dovremo per forza ricaricare nuovamente il pneumatico. Se non staremo molto attenti a questa operazione, potremo danneggiare l'astina del variatore di potenza. Una volta terminato il divertimento, ricordiamoci sempre di sciacquare abbondantemente con acqua dolce il nostro pneumatico. È importante svitare la calotta, sciacquare l'interno, ingrassare con un po' di grasso il silicone, riavvolgere prima di deporre il pneumatico all'interno dell'armadio. Buon mare!